Oggi venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino, nell'ambito della campagna della Polizia di Stato, cosiddetta Questo non è amore, in tutta Italia i camper della Polizia sostano nelle piazze principali contro l'isolamento e il dolore delle vittime di violenza di genere e per offrire il supporto di operatori specializzati, in prevalenza donne, tra medici, psicologi e rappresentanti dei centri antiviolenza. Anche ad Agrigento il camper della Polizia di Stato è presente per l'intera giornata a Porta di Ponte. Proprio in questa giornata dobbiamo far capire alle vittime di eventuali attività di soprusi o di violenza di genere che c'è una possibilità di cambiare regime, c'è una possibilità di uscire fuori dalle vessazioni quotidiane, perché la legge mette a disposizione tantissime possibilità, e quindi ricordare ai ragazzi che non è amore, l'amore è gestito con violenza, con sopruso, con sopraffazione alla donna e nei confronti della donna, perché è donna. Quindi contro la violenza di genere noi oggi siamo qui nella via più importante di Agrigento a far ricordare a tutti e a sensibilizzare l'opinione pubblica che c'è un modo per uscire dalla spirale di violenza in cui purtroppo molte vittime ricadono. Oggi si celebra l'amore e la Polizia di Stato è qui presente per dire che cos'è che non è amore, e quindi dico tutti gli indicatori per far capire alle coppie che cosa non è amore, quindi qualsiasi forma di violenza. Per me la violenza alle donne è togliere il sorriso ad una donna. Quando si riesce veramente a togliere il sorriso ad una donna, si toglie la vita. Quindi con noi siamo qui presenti per dire che c'è la Polizia di Stato che è pronta nella prevenzione ad aiutare le donne. Siamo presenti sul territorio e siamo pronti ad ascoltare e accogliere qualsiasi richiesta. Il progetto Questo non è amore, è il progetto della Polizia di Stato contro la violenza sulle donne. Anche il telefono aiuto, come ogni anno, accanto alle forze di polizia, proprio per dare dimostrazione alle donne che siamo tutti insieme per combattere la violenza contro le donne. Quindi questa mattina se ne può approfittare anche per chiedere un'informazione, perché spesso l'informazione può salvare la vita. E quindi il messaggio che vogliamo dare questa mattina è quello di avvicinarsi anche chi non è vittima, ma semplicemente per chiedere un'informazione, per un'amica, per una conoscente. Quindi avvicinatevi, saremo in via Atenea tutta la giornata proprio per dire no alla violenza insieme alla città di Agrigento.